Io sono nata in una famiglia mafiosa, avevo pochi mesi quando mio padre è stato brutalmente ucciso e da bambina sono cresciuta con l'animo non di vendetta ma di domande e cercavo di capire, di sapere, ma c'era il muro del silenzio, in quanto comunque io donna, io bambina, femmina, l'omertà, il clima mafioso era quello. Ci sono nata, ci sono cresciuta. Oggi dico che non è normale, ma all'epoca era normale, per quanto vi possa sembrare paradossale e assurdo. Crescendo poi dopo, e adesso posso distinguere i due mondi. A parte la donna, la figlia mafiosa, esiste la mamma. E la mamma è mamma prima di essere donna mafiosa. Per i figli si fa tutto. Ogni mamma desidera il bene dei figli. E quella vita non è bene, porterà per forza alla fine al male. Una mamma deve tirar fuori la propria maternità e il proprio desiderio del bene per i figli. Sono nata mafiosa, cresciuta in una famiglia mafiosa, però oggi conosco benissimo come sono dentro. Oggi sono diversa. E se siamo arrivati noi, ci possono arrivare in tanti. Ed è tutto un passaparola, è un'esperienza che si tramanda. Ce la possiamo fare, ognuno di noi può cambiare, ognuno di noi può migliorare, anche per rendere migliore la vita degli altri. Sono una donna, ma sono soprattutto una mamma. Ho tre figli. Io ho maturato questa scelta quando mio marito fu ucciso per mano della sua stessa sostanza, la mafia, perché lui non è stato una vittima, ma era parte proprio integrante di quel mondo lì. Quindi, al momento che c'è stato quell'omicidio, è come se ci fossimo risvegliati, avessimo preso coscienza di quello che era successo, perché finché non ci aveva toccato, non capivamo la ferocia forse di quello che ci accadeva accanto, non lo vedevamo. Il controllo totale, loro vogliono il tuo controllo totale, psicologico, fisico. Loro ti devono tenere sotto in tutti i modi, è quello che oggi io pago, la mia fuga, perché io ho spezzato questo legame, questo loro potere che si sono visti mancare da un giorno all'altro. Quindi sono stati 2 anni lunghi, dolorosi, molto dolorosi, dove le loro cattiverie le vivevamo ogni giorno. Vi posso assicurare che 2 anni sono veramente tanti. E tutto questo difendendo sempre questi figli, che era il loro primo obiettivo, quelli di toglierli a me. Ho cercato con tutti i mezzi, in tutti i modi, di strapparmeli via. Al che per caso, proprio per caso, ho conosciuto Don Luigi Ciotti, che mi ha aiutato in tutto, nella mia partenza e nella mia riabilitazione alla vita. Oggi viviamo, sopravviviamo, perché oggi ci nascondiamo, non abbiamo la nostra identità, non siamo niente, non siamo nessuno, non siamo riconosciute, siamo in fuga. Però a volte le mie figlie mi chiedono, mamma, perché stiamo sotto questa busta? Perché noi male non ne abbiamo fatto. E quindi quello che chiedo è il diritto alla vita per me e soprattutto per i miei figli. Vogliamo vivere. Grazie a Libera, a questo regalo di vita che ho avuto, posso dire che ho vinto io. Per adesso ho vinto io e spero di continuare ad essere orgogliosa di aver vinto io. Anch'io dico alle donne di avere coraggio. Siamo più forti di quanto ci immaginiamo e insieme, con la nostra solidarietà, riusciamo a farci forza l'una con l'altra. Siamo più forti di loro, è questo che ci deve convincere. Siamo mamme, facciamolo per i nostri figli, ma anche per noi, come dignità di donne.